Tutti sappiamo che quando si associa il mondo del mistero ai bambini, l'effetto brivido è quasi sempre assicurato. Ed è per questo che le bufale relative a eventi paranormali che vedono coinvolti proprio i più piccoli, possiamo dire che sono quasi all'ordine del giorno. Oggi smascheriamo quindi le 9 bufale di disegni inquietanti associati ai bambini, più facilmente reperibili sul web. Al 9° posto della nostra classifica troviamo lo scherzo burlone di un genitore che, in 10 secondi di montaggio Photoshop, ha praticamente letto sua figlia a seguace di Satana. In 8ª posizione troviamo il disegno di una bambina di 5 anni, Karen. Secondo la madre, la bambina passava ore ed ore chiusa in camera, con un amico immaginario, amico del quale fu realizzato anche un ritratto dalla bambina stessa. Il soggetto ritratto venne spacciato più e più volte dai genitori come un essere alieno. In realtà, a noi sembra semplicemente la proiezione dell'ignoto da parte di una piccola che voleva dare un volto alla sua immaginazione. Al 7° posto analizziamo un disegno che, a dire della maestra, fu realizzato in classe da un bambino molteplicemente maltrattato dal padre. Il disegno sembrerebbe mostrare il tentativo di decapitazione da parte del bambino stesso nei confronti del genitore, con allegata minaccia: questo è quello che ti succederà. Peccato però che le singole lettere della frase sembrano decisamente appartenere a 2, se non 3 tipi di grafia diversa tra loro, come se la frase fosse stata ricostruita aggiungendo ed invertendo la disposizione di lettere mancanti. Il disegno in 6ª posizione è stato realizzato da Marta, che ci mostra il suo amico immaginario dalle molteplici braccia e dai 3 occhi. Peccato solo il fatto che, aguzzando la vista, possiamo notare come la parte del foglio di carta che circonda il finto amico sia di colore e fattura molto diversa dalla parte sulla quale è ritratta Marta. Un mediocre lavoro in Photoshop avrebbe decisamente portato a risultati migliori. Il prossimo disegno è stato spacciato come disegno di un incubo, realizzato da un bambino americano circa 10 anni fa, il piccolo Paul, di soli 3 anni. La frase che accompagna il disegno, quando vieni fatto a pezzi mentre dormi, risulta difficilmente attribuibile a un bambino di 3 anni, non trovate? Al 4° posto troviamo una rappresentazione realizzata dal piccolo Mark, nella quale lui stesso indica il regalo preferito da suggerire a Babbo Natale come desiderio. Nella nuvoletta il bambino realizza un'immagine di Babbo Natale e di un elfo felice che urla: "Ho ho ho, Merry Death Miss, ti auguro di scampare la morte". Frase abilmente sostituita da un buon tempone all'originaria e più tradizionalista "Ho ho ho, Merry Christmas, Buon Natale". Fate caso infatti alla diversa grafia tra le parole "Ho ho ho, Merry" e le parole "Death Miss" aggiunte successivamente. Al 3° posto troviamo un disegno spacciato come terrificante dai genitori del bambino che lo ha realizzato. Nel disegno la didascalia in alto recita "Non mi sposerò mai", seguita dalla rappresentazione di un bambino che, a dire dei genitori, giace in una bara urlando "Questa è la vita". A noi piuttosto sembra una persona che, semplicemente stiracchiandosi su di una poltrona, preferisce le comodità della vita da single piuttosto che gli obblighi matrimoniali. Nel secondo disegno abbiamo l'opera massima della mente squilibrata di un bambino. No dai, non riesco neanche a recitarlo. La torre del terrore che al suo interno contiene una fila di persone intente a passare dalla porta del suicidio. Un maniaco al piano terra nell'atto di assaltare le sue vittime. E fuori dalla torre un ragazzino lava che da essa ne emerge fiero. Un bel mix di stereotipi oppure semplicemente il riassunto della mente di un bambino, magari di un film appena visto? Al 1° posto abbiamo un vero esempio di perversione genitoriale. Infatti, nel 1987, i genitori del piccolo John dichiarano di averlo trovato ai piedi del letto intento a piangere, in preda a crisi epilettiche. Portato da un medico, mostrano ad egli il disegno che stiamo osservando, dichiarando che il piccolo era stato sicuramente vittima di un rapimento alieno durante la precedente notte. I denti stretti del bambino. Sinceramente a noi sembra evidente che questa sia semplicemente la rappresentazione di John che gioca comodamente al tavolo con il suo PC e dalle sue spalle la madre con calzature femminili ed il padre con tanto di barba pungente sul volto. Ovviamente anche qui il mitico buon tempone ha poi aggiunto le scritte incongruenti tra loro sul disegno: me in stampatello, John in corsivo con grafia diversa ed appartenente chiaramente ad un adulto. Che dire, non ci resta che piangere. Un saluto dall'ombra a tutti voi.